sono Francesca, comincio così questo vlog. Allora, oggi mi è arrivata l'altra parte del regalo per il mio compagno. Sono due cucchiaini con scritto il mio super papà e l'altro, nel realtà c'è scritto il miglior papà. E poi ho un po' di cose da mettere in macchina oggi, perché ho anche dei bigliettini che non vi farò vedere per chi parcheggia male, dove c'è scritto la roba in inglese. Comunque vi ho fatto l'unboxing Temu e mi è anche arrivata questa, che praticamente è una scatoletta per le lamette da viaggio. Ottimo, quindi adesso andrò 10 minuti prima in macchina, perché ho da mettere un po' di roba in macchina, perché la sto un pochettino modificando con degli accessori di Temu. Gli accessori che andrò a mettere, vabbè, sarà uno di queste cose qua, uno di queste manine. Porta occhiali da attaccare al, non mi ricordo mai come si chiama, comunque è quello sportellino che c'è nel sedile del guidatore e anche in quello a fianco, però in quello a fianco c'è lo specchietto. Poi andrò a mettere questi qua, che sono praticamente dei copri specchietti per quando piove, e sicuramente anche questo adesivo qua. Però non so se mettere anche questo, non lo so, perché dopo con quattro adesivi mi sembra un po' troppo pacchiana come macchina, non voglio esagerare, quindi vedrò. Comunque ho sulla cover quella lì di Marilyn Monroe. Beh, comunque mi è arrivata anche quella lì da Temu, quindi la vedrete in un unboxing Temu, e devo dire che mi piace, ha un bel grip. Allora, ho provato questa cover per questi 2 o 3 giorni, 2 se non mi sbaglio, e buono, il materiale è buono, però non funziona bene col MagSafe. Allora, io parlo di quello dell'attacco per la macchina, non regge il telefono, cioè si stacca il telefono perché la cover non è fatta apposta per questo tipo di attacco. Però la cover che ho provato l'altro giorno, quella di Alice nel Paese delle Meraviglie con i tatuaggi, quella col MagSafe funziona, questa no, non so perché. Questa è la torta che è rimasta del compleanno del mio compagno, ne mangio un pezzettino con voi, anzi un pezzettone. Non è un pezzettino, ma è un pezzettone, comunque non sono due fette, è una, ma è, cioè, praticamente rotta. Comunque è una torta con la pasta di zucchero, molto buona. Vabbè, me la finisco io, dopo forse andiamo a fare un giro da qualche parte, ma forse, quindi vi tengo aggiornati. Eccomi qua, continuo così il vlog, io bevo un caffettino con voi. Oggi mi è arrivata della roba da AliExpress, mi sono arrivati. Adesso, se riesco, mi sono arrivate delle cose di Natale che non ve le faccio vedere, però vi faccio vedere quello che mi è arrivato per la bimba. Ho preso queste due versioni di mini topolino, a lei piacciono molto mini topolino, scusatemi, infatti stavo anche pensando di tatuarmeli, però devo vedere bene cosa fare. Allora, qua c'ho lo zucchero. Ok. Cucchiaino. E bevo questo caffettino con voi. E
Io non so a che punto sono arrivata del vlog, però questi giorni non ho vloggato molto perché non sono proprio dell'umore giusto, nel senso che sto pensando a delle cose mie e quindi non ho proprio la testa per fare video. Quindi vi sto facendo video spesa. E spacchettamento Temu, AliExpress, più di quello normalmente difficilmente faccio in questi giorni, ancora di meno. Ho dei miei pensieri che probabilmente non ve ne parlerò su YouTube, però sì, ho delle cose mie, dei pensieri che riguardano me, la mia vita, cose così, ecco. Che non sono pensieri brutti, ve lo dico, però sono pensieri che meritano un po' di tempo, ecco. E vabbè, io se me la sento continuerò il vlog domani. Ovviamente cercherò di portarvi un po' di spensieratezza, perché di portarvi dei momenti tristi non ne ho voglia. Non è successo niente in ambito familiare, eh? Però sì, ho questi pensieri su come voglio vivere la mia vita, ecco. Vabbè, ci becchiamo con la prossima clip. Allora, ha appena finito di piovere e io sto andando a vedere se trovo la Nutella vegana. Vediamo. Eccomi qua, chiudo così il vlog. Qua c'è il mio caffè d'orzo, non caffè con la caffeina. Voglio farvi vedere cosa è arrivato oggi da Temu. Mi sono arrivate queste due candeline per il mio compleanno. Faccio 25 anni tra un mese. Poi mi è arrivata la candelina per il compleanno della bimba, anche. E un'altra cosa, anzi, non un'altra cosa, altre cose. Mi sono arrivati queste cose della Disney da mettere nella torta, due rosa e due color oro col castello della Disney, appunto. Poi mi sono arrivati anche due di questi, cioè uno oro e uno rosa. Poi mi è arrivato anche questo con scritto Happy Birthday, birthday. I cucchiaini con scritto il miglior nonno, no, la miglior nonna del mondo, il miglior nonno del mondo, da dare ai miei suoceri perché i miei genitori l'abbiamo già dato. E questo che è praticamente un copribracciolo della macchina, quello vicino al sedile del guidatore, in poche parole. Questo è quello che mi è venuto da Temu oggi. Non vi ho fatto un video a parte perché è poca roba e poi non è niente di che. Ho il telefono storto, scusate. E non ho trovato la Nutella vegana, quella non l'ho trovata. Mi sono fatta il caffè d'orzo stasera invece di quello normale, perché ultimamente sono 4-5 giorni che io la notte invece di dormire penso. Stanotte vorrei dormire e quindi magari sta cosa mi può un pochettino aiutare. Comunque, detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!